De agricoltura. Catone, 234-149 a.C., in De agricoltura dice: sarebbe preferibile a volte far denari con il commercio, se il commercio non fosse così rischioso, e anche prestando ad interesse, se l'usura fosse cosa onesta. I nostri antenati pensavano, e così misero nelle loro leggi che il ladro dovesse essere condannato a pagare una multa del doppio, l'usuraio del quadruplo. Da ciò si può comprendere quanto essi stimassero peggiore cittadino l'usuraio del ladro. Quanto al commerciante, che sia un uomo intraprendente e desideroso di far denari, io lo credo, ma come ho già detto, il commercio è rischioso e soggetto a troppi imprevisti. Invece, dalle file degli agricoltori vengono fuori gli uomini più gagliardi e i soldati più valorosi. E soprattutto, la loro fatica dà un utile onesto e quanto mai sicuro che non attira l'invidia di nessuno. Commento. Più che la ragione è il sentire dell'individuo che sceglie di fare il commerciante, l'usuraio, l'agricoltore, il soldato, e che soprattutto lo fa permanere in quell'esperienza.